Io sono Velia. Io Federica. E insieme siamo le Key for You. Allora, siamo appena tornate dall'ufficio e c'è una cosa che devo dire subito, perché mi devo assolutamente lamentare, ragazzi, perché sulle pareti ci sono le foto di tutti gli altri, ma indovinate chi manca? Indovinate chi manca? Le Key for You, ragazzi. Esatto. Quindi io la prossima volta che vengo in ufficio vi tengo d'occhio, voglio vedere almeno 1000 foto delle Key for You su tutte le pareti. L'ufficio tappezzato di nostre foto, delle più svariate direi anche. Quindi, ecco, volevo dire questo, mi volevo lamentare. Questa era la prima cosa, la seconda cosa era la Civelia. Però si sono fatti perdonare, perché quando siamo arrivati in ufficio ci hanno consegnato un pacco che è per noi da L'Oreal. E siccome è anche un gioco, abbiamo pensato sarebbe stato carino farci un video. Quindi adesso andremo insieme a scartare la carta, quindi ad aprire il pacco. Lo apriamo e giustamente ci sono le carte e c'è anche un mascara, ragazzi, che è il mascara X-Fiber, che è uno di quelli in due fasi, quindi c'è la fase 1 e la fase 2, gli step, e serve ad allungare e a volumizzare le ciglia. E poi la cosa importante, appunto, le carte che servono per giocare. Il gioco si chiama il gioco della verità e bisogna prendere 3 carte da gioco. Queste carte da gioco hanno le emoji sopra, e devo dire anche molto carine, ragazzi. E guardando ogni emoji si deve pensare a 3 situazioni extreme che coinvolgono 2 storie finte e una storia vera. Ci metteremo molto alla prova. Soprattutto perché il gioco implica anche il farsi domande. Quindi, Velia, io lo so che tu svagherai molto, però devi rispondere a ogni domanda che gli faccio. Attenzione, voi siete complici di questa storia. Che poi anche tu, quindi non è che fai tanto la... No, io no. Sì, anche tu. Una volta per Capodanno ho comprato un vestito, però non mi piaceva per niente quando sono tornata a casa, e quindi ho rimandato mio padre al negozio per cambiarlo, ma non c'era nessun bel vestito e quindi mi hanno dovuto ridare i soldi. Cosa ne sa che non c'era nessun bel vestito se c'era suo padre? Mi sono dimenticata di dire che c'era anch'io. Lui. Che vestito si è messa poi a Capodanno? Un vestito che già avevo, un vestito che mi piaceva di più. Che colore? È rosso. È sicura di ciò? Sì. Non mi sembra molto convinta, signorina. Lei mi sta... Sta nascondendo qualcosa? Mi sta... Sta nascondendo... Mi sta... Una volta sono uscita con un ragazzo, però non mi piaceva per niente, e quindi non sono nemmeno entrata nella sua macchina e sono andata via. Chi era questo ragazzo? Era un amico di amici. Come si chiamava? Lucio. Signorina, ma lei non è proprio brava a dire bugie. No, è che non vorrei dirlo in caso in cui comunque lui... Lucio. Lupo Lucio. Quindi lei è andata lì, davanti alla sua macchina, e non è entrata? Esatto. E cosa gli ha detto? Che c'era stata un'emergenza e dovevo correre a casa. Lui le ha creduto? Sì, perché mi sono fatta chiamare da una mia amica. Prossima storia. Una volta, sì, quando ero bambina, sì, abbiamo fatto quel gioco. Forza, mi dica! Una volta, quando ero bambina, giocando con il gioco quello là delle ciglia che ti cadono le ciglia, tu con la tua amica ti metti così, vedete, e tu fai un desiderio. Siccome si è avverato quel desiderio, sono tornata nel posto in cui mi era caduta la ciglia per ritrovarla, perché pensavo fosse magica. E l'hai ritrovata la ciglia? No, era molto difficile trovarla in un parco. Che sorpresa. Quanti anni aveva? All'incirca sugli 8 anni. Come fa a ricordarselo così facilmente? Non la vedo, questa luce in mezzo. In quel parco c'era il bambino che appunto mi piaceva. Questo bambino mi ha salutata. Come? Con la mano. Ha detto ciao? Sì, ha detto ciao. Non sono molto sicura che lei possa ricordarsi così dettagliatamente tutta la storia. Sta mentendo. Sta a lei decidere cosa. Sta mentendo. Sta a lei decidere. Ho deciso. Data la mia esperienza da investigatrice, dati i miei numerosi anni in questo ambiente, data la sua scarsa abilità nel mentire, ritengo che la storia vera sia quella del vestito! Ebbene sì. Ma non c'era da stupirsi dopo tutto? Mi ha scoperto. Quando ero più piccola... È scortese. Quando ero più piccola, durante il giorno del mio compleanno, sono andata al centro di Roma a fare un provino per un film con una mia amica. Quanti anni fa?
non ricordo esattamente, saranno stati, non lo so, avrò avuto 15 anni. Chi è questa sua amica? Francesca. Mi sembra che ha un po' aspettato a darmi la risposta. Non ricordavo esattamente chi fosse. Ripeto, è maleducato. È per caso il taglio più ufficiale? Dove siamo qui? All'osteria? Osteria numero 5. Bravo, non si può. E l'hanno preso questo film? Assolutamente no, altrimenti adesso sarei un'attrice. Quindi lei non è brava a fare nulla, ok, perfetto, vado avanti. Mi sto mettendo veramente in crisi. Era un aereo con i miei genitori. Dove era? In aereo. In aereo. Con i miei genitori. Durante il viaggio avevamo sentito una signora che continuava a lamentarsi e verso l'atterraggio si è sentita male. Dove stavate andando? In Tunisia. E poi cosa è successo? Niente, siamo atterrati e l'hanno soccorsa. Quindi hanno dovuto aspettare la fine dell'atterraggio? Ho detto mentre stavamo atterrando. Hai detto mentre stavamo atterrando? Sì. L'ha detto? Sì. Se lo ricorda? Cosa? Gliel'hanno detto? Sì. Io non credo. Io sì. La prossima storia tratta di tre persone, ovvero me, mio padre e mia madre. E io dov'ero? Se non lo sa lei. Non lo sa, perfetto. Se non lo sa lei, eravamo in spiaggia. Che spiaggia? In Calabria. Quando? Quando ero piccola. Quanto piccola era lei? 8 anni, penso. Su per giù. Su per giù? Più su o più giù? Nel mezzo. E cosa è successo? È successo che nell'acqua vediamo questa persona. Eravamo convinti che fosse un attore famoso. Nell'acqua, cioè affogando? No, nell'acqua, che facevamo un bagno. Il bagno? Il bagno. Il bagno? Il bagno. Nell'acqua? Nell'acqua. Nell'acqua del mare? Nell'acqua del mare. Cosa fa, mi copia? No. Quindi siamo andati a chiedergli una foto una volta che lui era uscito dall'acqua già. E in realtà abbiamo fatto una brutta figura perché non era lui. Chi era questo personaggio famoso? Mr. Bean. Invece chi era? Un signore che assomigliava a Mr. Bean. Data la mia opinione modesta, che modesta poi tanto non è, posso dire che la storia vera, ovvero quella in cui lei non ha mentito, è quella dell'aereo. We are the champions! Oh no, mi dispiace cara investigatrice. Speriamo che il video vi sia piaciuto, noi ci siamo veramente divertite tantissimo a farlo e so che è una cosa che si dice sempre, però è veramente vero, perché da sempre, fin da quando ero piccola, sognavo di poter far parte di una di queste scene stile film americani polizieschi dove ti siedi al tavolo con la luce e le domande, ed è stato molto, veramente molto emozionante far parte di una scena del genere. Quindi noi ringraziamo L'Oreal sia per il gioco della verità sia per il Mascara X-Fiber e voglio vedere dire una cosa. Ovvero di seguirci tutti i nostri social media che vi lasciamo qui sopra impressione, di fare una cosa molto ma molto giusta, ovvero di iscriversi al canale. Una cosa che non vi farà per niente pentire. Noi vi mandiamo un bacino e ci vediamo al prossimo video. Hello! Hello!